Saltano a causa dell'emergenza Covid quattro appuntamenti con i treni storici tematici, inizialmente previsti per novembre e dicembre lungo la storica ferrovia Porrettana. Rimandare alla prossima primavera questi quattro treni è stata una decisione presa di comune accordo, afferma l'assessore al turismo del comune di Pistoia Alessandro Sabella, e con grande senso di responsabilità, ma anche nell'ottica di garantire in futuro la gestione dei tanti viaggiatori nella massima sicurezza. Le belle giornate dedicate a questa iniziativa e alla scoperta del nostro territorio dovranno essere vissute dalle famiglie nella massima serenità. Si tratta di una scelta sofferta ma inevitabile, spiegano gli organizzatori, una decisione presa dopo mesi di lavoro e di risorse investite per pianificare la ripresa dell'attività nel rispetto delle regole. Con grande senso di responsabilità abbiamo deciso, peraltro d'accordo con i soggetti coinvolti, di rimandare questi quattro viaggi alla prossima primavera, facendoli diventare un'anteprima all'ambizioso programma che stiamo preparando per il 2021. In modo da consentire ai viaggiatori di vivere appieno questa meravigliosa esperienza di turismo slow, alla scoperta della ferrovia transappenninica e del territorio che la circonda. Porrettana Express, l'ambizioso progetto promosso e sostenuto dai comuni di Pistoia e di San Marcello Piteglio, dalla Regione Toscana, da Toscana Promozione, da Fondazione Caripit e dal comune bolognese di Alto Reno Terme, con un ruolo determinante di Fondazione FS, era stato illustrato a Pistoia nel gennaio scorso, durante un convegno a cui seguì il viaggio inaugurale del tragitto con un convoglio storico. Il progetto si basa su offerte tematiche sempre originali e sul fatto che al viaggiatore viene offerto un pacchetto che include un servizio di animazione che lo accompagna per l'intera giornata. Riesce perfettamente a coniugare l'esperienza di viaggiare su carrozze ferroviarie storiche lungo la strada ferrata che si snoda lungo l'Appennino a cavallo tra Toscana ed Emilia-Romagna, con la scoperta delle bellezze e delle eccellenze espresse dal territorio circostante.